Ben ritrovati ragazzi sul mio canale, io sono Rescidozze e oggi continueremo la guida su Raspberry. Nei due episodi precedenti avevamo parlato di che cosa fosse il Raspberry, di come si eseguisse l'installazione del sistema operativo. Nella terza puntata di oggi invece vi spiegherò come installare i programmi, come ottimizzare il dispositivo al primo avvio, come effettuare gli aggiornamenti e così via. Una volta effettuati tutti i collegamenti, andiamo su Raspberry PI Information e su Resizing the File System. In poche parole, noi ottimizzeremo lo spazio sul dispositivo estendendo le dimensioni del file system. Una volta effettuato, l'operazione dura qualche secondo, basta cliccare su Reboot e il sistema si riavvierà in automatico entro 60 secondi, oppure possiamo decidere di farlo riavviare noi. Una volta effettuato il riavvio, spostiamoci su Getting Started, dove effettueremo gli aggiornamenti del sistema operativo cliccando su Software Updates. Ovviamente il sistema ci ricorderà che è possibile effettuare l'aggiornamento muovendoci all'interno del percorso Sistema Amministrazione, ma in questo caso utilizzeremo invece l'interfaccia fornita dal main menu di avvio. Clicchiamo quindi su Software Updater e attendiamo l'installazione dei software. Come ben sappiamo, dovremmo prima inserire la nostra password, aspettare il relativo download e infine attendere la fine dell'installazione. Il tutto richiederà ovviamente del tempo. Vi consiglio quindi a questo punto di armarvi di pazienza e attendere. In questo video ho effettuato dei tagli per velocizzare il tutto. Una volta terminato, ovviamente non ci resta che riavviare il sistema e attendere nuovamente il riavvio. Una volta effettuato, torniamo su Getting Started e andiamo sulle impostazioni di lingua. In questo caso, assicuriamoci che tutti i pacchetti lingua siano installati, ma come spesso avviene, è necessario effettuare un nuovo update per ottimizzare il supporto lingue. Anche questo, come la fase di aggiornamento automatico, può richiedere qualche minuto o qualche ora. Questo ovviamente dipende dalla quantità dei pacchetti che dobbiamo scaricare e dalla velocità della nostra connessione. Relativamente, nel mio caso, ci è voluto poco tempo rispetto ai software di aggiornamento. Ricordiamo sempre che, come vediamo, è necessario inserire la password per autorizzare l'installazione dei suddetti. Una volta effettuata l'installazione, possiamo muoverci su Software, lo vediamo in basso a sinistra. Qui troveremo una miriade di software. Ovviamente sta a noi decidere quali software tenere, perché già il dispositivo, come avevo detto molto tempo fa, permetteva già l'utilizzo appieno del dispositivo in quanto molti software già erano preinstallati, o comunque installare noi i software di cui abbiamo bisogno. Nel mio caso, semplicemente esplicativo, andremo su Office e installeremo il programma Base di LibreOffice, quindi l'alternativo, diciamo così, di Access. Inutile dire che basterà cliccare sul pulsante verde Installa ed attendere l'installazione del software. Ovviamente dobbiamo sempre inserire la nostra solita password. Possiamo anche personalizzare il desktop, come sto effettuando io, quindi cliccando sulla parte destra della barra posso aggiungere nel mio caso l'elenco finestre, ovviamente possiamo modificare l'elenco muovendolo, spostandolo e quant'altro, basterà semplicemente appunto trascinarlo. Sarà possibile anche cancellare il pannello inferiore, parte a destra del mouse, elimina questo pannello e clic su Delete, quindi cancellazione.
All'interno del pannello superiore troviamo il menu con tutte le applicazioni, quindi gli accessori, gli audio e video, internet, la programmazione, dove c'è per esempio Scratch, un programma utile per chi è all'inizio della programmazione, le suite per ufficio, quindi LibreOffice e quant'altro. Andando su risorse troviamo quindi la cartella home, scrivania, computer e quant'altro, su sistema le preferenze di sistema e i programmi di amministrazione. In questo caso andremo sull'aspetto e stile e andremo a modificare l'aspetto del nostro desktop. Io vi faccio vedere come l'ho personalizzato. Infine ho anche cambiato sfondo del mio desktop, scegliendone uno un po' più familiare, simile a quello che c'era in Windows XP. Possiamo anche inserire le altre icone principali del desktop. Basterà quindi andare sul menu preferenze, aspetto e stile e make quick, selezionando le voci che ci interessano. Concluso questo, non ci resta altro che spegnere il dispositivo e rimandiamo tutto alla prossima guida. Si conclude così la guida per neofiti di Raspberry. Ovviamente so già che per l'utente più esperto queste sono banalità. Io ovviamente in questo tipo di video mi rivolgo a chi ancora il Raspberry non sa usarlo. Io gran parte di queste cose ovviamente già le conoscevo, essendo un utente di Linux da tempo, utilizzando Ubuntu, anzi nel mio caso Kubuntu, quindi il KDE, sono già abbastanza ferrato in queste operazioni di base. Con questo si conclude il mio video di oggi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, un mi piace, iscrivetevi al canale se non lo avete fatto, condividetelo con gli amici, con i vostri conoscenti, e ancora un grazie di cuore e ci vediamo al prossimo video, e sperando presto anche alla personalizzazione del Raspberry, facendolo diventare una console per retro game. Grazie ancora di tutto, un abbraccio dal vostro Rescidozze e alla prossima!